Siamo qua dopo 7 anni e dopo dalla morte di Luce, dopo 40 anni da questo album così importante, un album da celebrare. Tu porti su questo palco speciale, che è quello del Teatro Comunale, a Lucio sarebbe sicuramente piaciuto molto. Un pezzo molto bello, L'ultima luna. Perché hai scelto questo pezzo? L'ultima luna mi ha scelto a me, perché è la canzone che rappresenta proprio il nostro legame. Il legame di Lucio con la sua band. Era una canzone che era continuamente sottoposta a dei continui arrangiamenti, delle evoluzioni musicali, o perché si rompeva una corda del basso e allora improvvisamente mi chiedeva di aprire i sintetizzatori e inventarmi dei suoni per sopperire alla mancanza del basso, o perché era una canzone che proprio sviluppava la voglia di Lucio, che era quella di suonare con la mentalità dei jazzisti, improvvisando, non facendo sempre le cose tutte uguali. Noi non ci annoiavamo mai con lui per questo, perché ogni sera era diversa dall'altra. Era difficile fare la stessa canzone nello stesso modo per 2 sere di seguito. Cambiava, perché lui cambiava e lui pretendeva da noi che lo seguissimo. E nell'ultima luna questo succedeva spesso, perché è una canzone che poi ha una lunga parte finale, dove c'è dell'improvvisazione. Lui si divertiva a fare quelle cose lì e noi gli andavamo dietro. Era una vera e propria jam session. E allora, per ricordare questo rapporto molto forte che lui aveva col suo gruppo, che io canto questa canzone. Ha lasciato tanti semi, io sono uno di quelli. Io quando quest'anno sono andato a Sanremo con la canzone scritta per Loredana Bertè, mi sono sentito un po' come se avessi lui di fianco che mi spronava. Mi spronava a scrivere per un artista come Loredana, perché Loredana è un artista che lui stimava molto, moltissimo. Lei e la sorella, Mia Martini, erano due artiste che lui amava moltissimo, le considerava molto brave, molto, molto, molto efficaci nell'interpretazione. Quindi essere andato a Sanremo con quella canzone, io me lo sono visto di fianco a me. Grazie tante.